prova. Sì, prova. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo averlo arrestato, i giudei condussero Gesù al pretorio di Pilato perché fosse condannato a morte. Pilato non trovò in lui nessuna colpa e voleva liberarlo, ma i giudei gridavano: crocifiggilo. Disse loro Pilato: che male ha fatto? Essi risposero gridando ancora più forte: a morte sulla croce. Pilato, visto che il tumulto della folla cresceva, si lavò le mani di fronte al popolo dicendo: io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Prendetelo voi e mettetelo in croce. E consegnò loro Gesù. Ripetiamo: abbi pietà di noi, Signore. Tu che non sei venuto per condannare, ma per salvare. Tu che hai dato la vita per i tuoi amici. Vittima innocente per i nostri peccati. O Padre, tu hai tanto amato il mondo da dare per noi il tuo unico figlio. Donaci di comprendere la gravità del peccato e le esigenze dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
tentazione. Gesù cade per la prima volta sotto la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai benedetto il mondo. Il profeta Isaia aveva visto il Salvatore dei morti carico dei nostri peccati, sfigurato dalle nostre cattiverie, schiacciato dal peso delle nostre colpe, umiliato e sopraffatto dal peso di tante iniquità, più ancora che sfinito dai patimenti della flagellazione e coronazione di spine, Gesù cade all'oscuro primo di morte. Ti vediamo per una Signore. Vincere nelle tentazioni, per
che possiamo risolvere quanto abbiamo peccato, perché possiamo sostenere quelli che sono scoraggiati. Signore Gesù, tu ci hai lasciato l'esempio, perché anche noi seguiamo la tua strada. Conferma in noi i buoni propositi e sostienici con la speranza della gioia promessa, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, thank you.
dodicesima stazione. Gesù muore in Cristo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Verso mezzogiorno il sole si oscurò. E le tende crescessero su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso la croce stava Maria, madre di Gesù, alcune vie donne e Giovanni. Gesù vedendoli disse a sua madre, donna, ecco tuo figlio, e al discepolo prediletto, ecco tua madre. E da quel momento Giovanni la prese in sé. Poi Gesù gridò a gran voce, padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E reclinato il capo, spirò. Anima di Cristo, fammi dono della tua santità. Anima di Cristo, fammi dono della tua santità. Corpo di Cristo, portami a salvezza. Passione di Cristo, conforta la mia debolezza. Che io non resti mai separato da te, dal maligno che mi assale dimentichi. O Dio onnipotente ed eterno, guarda con amore questa tua famiglia, per la quale il nostro Signore Gesù Cristo non esitò a darsi nelle mani dei carnefici e a subire il tormento della croce, egli vive regna dei secoli, amen. Santa Madre, te voi fate, che veniamo a te del Signore, siano impresse nel mio cuore. Stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sin dalla vigilia della festa di Pasqua, i giudei chiesero a Pilato che fossero spezzate le gambe ai condannati e ne venissero tolti i corpi, perché non rimanessero esposti in quel giorno solenne. Soltanto avvicinatosi a Gesù e visto che era già morto, non gli spezzò le gambe, ma con un colpo di lancia gli travisse il cuore
e subito ne uscì sangue ed acqua. Poi gli amici di Gesù vennero e staccarono il suo corpo dalla croce. Acqua del costato di Cristo lava le mie colpe. Sangue di Cristo inebriami di te. O buon Gesù, esaudisci la mia preghiera. Dentro le tue piaghe dammi rifugio. Chiamami nell'ora della morte, perché io venga a cantare in eterno le tue luci. O Signore Gesù, noi riconosciamo nell'acqua e sangue il simbolo dei tuoi sacramenti di salvezza. Concedi a noi, salvati dalla morte eterna, di servirti con gioia in tutta la nostra vita, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, thank you.
14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù di Arimatea chiese a Pilato il permesso di seppellire il corpo del Signore. Allora prese il corpo di Gesù, lo avvolse con arumi in un bianco lenzuolo e lo collocò in un sepolcro nuovo scavato nella roccia. Poi chiuse il sepolcro rotolando una grossa pietra all'imboccatura. Vennero pure i capi del popolo, sigillarono il sepolcro e vi misero un picchetto di guardia. Abbi pietà di noi, o Gesù, fonte di ogni consolazione. O Gesù, nostro rifugio e nostra pace. O Gesù, salvezza di quelli che sperano in te. O Gesù, nostra vita e risurrezione. Dio onnipotente ed eterno, guarda al cuore del tuo figlio Gesù e al suo infinito amore per noi peccatori. Per la tua misericordia donaci il perdono e la grazia, per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre, e voi Padre, che piace del Signore, sia noi prese nel mio cuore.
Ringraziamo il Signore e la Madonna per questo dono della loro presenza nel territorio della nostra comunità parrocchiale. Vogliamo anche continuare a pregare presso la Madonna perché si risvegli il desiderio di una grande Pasqua, spiritualmente parlando, in tutti. E ora per ricevere il dono delle indulgenze al termine della Via Crucis, recitiamo Padre Ave Gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen. A tutti buona serata e arrivederci per la Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.
vita di questa, ecco, manifestazione di ordine spirituale. Che il Signore ci aiuti sempre a inventarci qualche cosa di bello e di buono per trasmettere la fede in lui. Ancora sia lodato Gesù. Ciao a tutti.